seconda rassegna folcloristica 1997. Zigano e Gioia hanno cucinato 11 erbese. E battata! Sei sicuro di spizzolare a mangiare già? Vino, me l'hanno battuto! Ziga! 200 litri, non dai! Solo non basta! Non ho visto neanche! E hai? Ehi, ti cagano 200 e mezza! Non ti fai nulla, allora apposta! Massiano si è rotto in 4! Per leggere, presidente, signor Cosimo Casula! Momento! Momento! Non intendere! Non sono tesulese di origine, però mi pare di aver scoperto che non si dice Sebastiano. In dialetto mi pare che dite Sobastiano. Lo riproviamo? Allora.
con la tua benedizione, assumono il servizio di prioresse nella tua Chiesa. Dona loro i tesori della tua grazia, perché ti rendano gloria col loro ministero nella comunità dei credenti. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Non ci sono.
Ha vissuto la sua fede lì dove il Signore lo ha messo.
popolo di Dio del suo tempo è un popolo di ribelli, di gente dalla testa dura, e invece quello dei tempi di San Sebastiano è stato capace di generare una novità di vita. È l'ultima parte della parola di Dio che ce lo suggerisce, e cioè diamo per scontato di conoscere Gesù Cristo, perché sappiamo il luogo dove è nato. Anche i bambini non credenti sanno che Betlemme è la sua terra d'origine, che la Palestina è stata il teatro del suo agire da una parte all'altra. Anche i non credenti sanno quello che Gesù ha detto e quello che Gesù ha fatto. Spero di non scandalizzare nessuno, ma tutto questo non ci interessa. È importante, ma non ci interessa. Le stesse cose le so di Cavour, le stesse cose le so del Presidente della Repubblica di ieri e di oggi. Non mi interessano queste cose. Che cosa è importante? È importante chiedersi questo. Ma Gesù Cristo l'ho incontrato? Se non è avvenuto questo fatto, se non è avvenuto questo evento, state tranquilli. Festeggeremo San Sebastiano, ma la vita continuerà nella stessa maniera. Canteremo Scorcius, ma la vita continuerà nella stessa maniera. Spareremo i nazi e magari subito dopo saremo costretti ad andare anche da qualche medico per vedere se i nostri timpani funzionano bene o male. Ma la vita continua quello che sono ora. Allora, o questo incontro con Cristo genera una novità di vita, ma una vita diversa, o altrimenti noi ci stiamo perdendo. Eppure non è così la storia dei nostri padri. Da quello che so e da quello che dicono le notizie della nostra Chiesa, pare che sia stata ristrutturata nel 1932, sia stata allargata di qualche metro, sia stato rifatto il tetto in questa maniera, però poi, dopo aver detto queste scarne notizie, questo medesimo testo viene a ricordarci che i cristiani casuali vivevano intensamente la propria fede e facendo di un particolare. Accenna ad un piccolissimo particolare che in questo rione, stando a questa fonte del canonico di Tanaro, sia nata la devozione al Sacro Cuore di Gesù, da qui si sia estesa a tutti gli altri due rioni. Vero o falso? Non lo so. Cosa trovo di positivo in questa notizia? Che l'incontro con Gesù Cristo non lo trattengo, lo comunico, lo dono. Non ha fatto così Gesù per noi, non ha fatto così San Sebastiano. Noi non possiamo essere cristiani diversi, o seguiamo le sue orme, o altrimenti dobbiamo chiamarci con un altro nome, non in quel modo. Cosa fare allora in questo 1997 per poter seguire le orme del Maestro? Ci ha già preceduto San Sebastiano e tanti altri fratelli. Dalla parola di mi pare che dobbiamo cogliere questi accenti. Primo, essere popolo di Dio. Primo, cosa vuol dire? Vuol dire che l'insieme dei battezzati, che si chiama Chiesa, si raduna, si ritrova nel giorno del Signore per fare memoria della sua passione e della sua morte, della sua Pasqua. Perché è importante questo qui, questo elemento qua? È importante perché da qui partiamo in missione per vivere la nostra fede. Senza l'incontro con Gesù Cristo e tra di noi, siamo dei cristiani solitari, siamo degli esseri religiosi. Vedo che qualche alunno sorride perché è stato un cavallo di battaglia per qualche tempo a scuola durante quest'anno. Ma lo dico anche a voi,
Siamo delle persone religiose, ma non siamo cristiani. Non lo siamo. Essere popolo di Dio, secondo, è la medesima parola che ci consegna per questo 1997 un altro elemento caratteristico del giorno del Signore. Un popolo che tende l'orecchio e rimane popolo di Dio. Cosa vuol dire? Che in chiesa, in comunità, ci porto la mia santità, ma anche il mio peccato. Quanto siamo ipocriti allora, quando ci stracciamo le vesti di fronte alle debolezze di questo, alle debolezze di quell'altro. Ma non dovremmo farlo prima di tutto con noi stessi? C'è stata un'eresia che ha attraversato la Chiesa, quella degli esseri puri, degli esseri perfetti. La perfezione è soltanto di Dio, a noi imitarla nei limiti che ci è consentito, ma a nessuno è concesso tagliare i panni addosso agli altri per la propria debolezza, e ne abbiamo bisogno. E ne abbiamo bisogno. Il terzo elemento caratteristico che mi pare che questa festa di San Sebastiano ci consegni sia ancora un altro: l'urgenza di umanizzare i nostri rapporti. Molto c'è, molto abbiamo conservato della fede e dell'umanità dei nostri padri, questo, ma in virtù di Gesù Cristo, che è verità, non opinione. Voglia il Signore allora aiutarci a capire di essere popolo di Dio, aiutarci a comprendere che è urgente umanizzare i rapporti tra di noi, e ancora voglia il Signore ancora aiutarci a comprendere che in comunità portiamo noi stessi così come siamo, che sia maggiore la santità del peccato. Questo è l'augurio e questa è anche la grazia che noi abbiamo, che così sia. Credo in un solo Dio. Che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Grazie. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Yeah.
musicalmente quando sono nata. Presentato da una coppia qui al lato del palco, perché in apertura vogliamo presentare una coppia per ogni gruppo. Parte quella che noi abbiamo scelto come sigla. Dal monte lontanissimo della madre, ove state tenute madre fantastica, voi venisse a me, perché lo spavento levasse a me il mio conto al giorno. Quando entravo con i figli in fine, non sono l'aria di seconda edizione di questa rassegna del folklore, fortemente ideata, voluta dalla neonata associazione San Sebastiano di Nesolo, a cui tributiamo questo applauso di buon auspicio e di tanti auguri, affinché questa sia la seconda, ma di tante, tante manifestazioni a venire. Una serata importante. Abbiamo voluto iniziare con un omaggio a Maria Carta e ci sembrava più che doveroso, perché quando si parla di tradizioni popolari, di folklore, questa voce è una di quelle che le ha portate nel mondo, i nostri aspetti più cari della terra, ma di folklore, di tradizioni, anche questa sera avremo modo di parlare, di ascoltare e soprattutto di vedere, perché quando si parla di una rassegna di gruppi folk si ha sempre il piacere anche di vedere nell'insieme, oltre che la bravura, la bellezza dei costumi, l'eleganza, la dignità di presenza anche dei componenti dei vari gruppi. Gruppi che, senza perdere tempo, voglio presentarvi subito in modo da offrire in apertura di serata che avrà il piacere di sottolineare appunto questi momenti di ingressi. E partiamo subito nell'ordine in cui i nostri amici poi si esibiranno nel corso della serata, a cominciare dal gruppo folk Madonna delle Grazie Palmas Suergiu. Segue una rappresentanza, una coppia del gruppo folk di Oniferi. Terzo gruppo che avrà il piacere di presentare le proprie danze ai presenti, il gruppo folk Gurulis Nova di Cuglieri. E ancora, quarti nell'ordine, il gruppo folk Nughedu San Nicolò. Saranno quinti gli amici del gruppo folk Proloco Sarramini di Isili. Il gruppo folk Tradizioni Popolari di Villa Urbana. Pitcher di Norbello. Dopodiché sarà la volta del gruppo folk di Itiri San Pietro. Gli amici del gruppo folk della Proloco di Barisardo. Del gruppo folk
Cile di Arizzo. Questo è solo un assaggio, proprio una presentazione iniziale che abbiamo voluto offrire ai presenti, ma man mano che i minuti, le ore trascorreranno, avremo modo di apprezzarne anche le qualità. Un vostro amico vi invita a sorridere e accontentiamolo, un bel sorriso per tutti. Vi ringraziamo, questa un attimino prima di andare, ovviamente una rassegna a premi, e quindi ci sarà una giuria più che qualificata che presenteremo tra poco, che avrà modo di esprimere un giudizio complessivo che riguarda la bravura, riguarda la serietà, riguarda l'ordine, il costume, la bellezza, un giudizio complessivo che non vuole essere a demerito di chi non si classificherà, non si qualificherà tra i primi tre, ma soltanto una preferenza che nell'insieme, sommando, poi determinerà il terzo classificato, al quale andrà 1 milione, il secondo premio 2 milioni e il primo 3 milioni. Intanto credo che il premio più ambito da tutti sia sicuramente quello del vostro applauso, del vostro calore. Vi ringraziamo, ci rivediamo man mano più tardi. Possiamo partire. Di Desole, con un bel applauso subito, e vedremo tra qualche istante. So che si stanno organizzando, però vicino a me vorrei subito avere, anche perché saranno loro a darvi qualche informazione più dettagliata e a fare da padrini, intanto un'autorità quando si parla di tradizioni popolari, e lo dico in maniera assolutamente convinta, e non solo perché questo è anche il mio lavoro. Io stimo moltissimo colui che sarà poi anche il presidente della giuria, ne parleremo più avanti come si deve. Parlo di Tonino Puddu, che invito vicino. Un bellissimo applauso. E dopo aver dato il ben trovato a Tonino, al quale cederò subito il microfono, io ho detto all'inizio, l'Associazione Culturale San Sebastiano ha organizzato questa manifestazione, come sempre, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Desolo, che stasera è rappresentata in giuria, ma da dirci qualcosa anche riguardo al coro polifonico, dall'assessore Salvatore Locci. La strada, allora Tonino, so che tu hai diretto, hai, come si dice, accompagnato in questa fase di formazione gli amici del coro polifonico Montanari. Chi meglio di te può innanzitutto qualificare meglio il lavoro che state portando avanti? Innanzitutto buonasera a Desolo, ciao a tutti quanti. È un lavoro sul quale abbiamo scommesso, non solo personalmente io come operatore della cultura popolare, ma soprattutto i ragazzi che fanno parte del coro, dell'associazione Montanari di Desolo. È stato un lavoro molto duro e difficile all'inizio, che poi strada facendo invece è diventato bello, veramente piacevole, e la scommessa, vi devo dire, è stata vinta alla grande. Dopo soli 4 mesi di prova, l'entusiasmo, la voglia di fare le cose per bene, l'impegno di questi ragazzi e non più ragazzi, di questi giovani, è stato tale da fare in modo che questa aggregazione sociale innanzitutto diventasse un contributo alla cultura popolare immenso. C'è sempre un inizio delle cose, speriamo davvero, e lo chiedo a tutta Desolo di collaborare in questo senso, speriamo davvero che possa non finire domani, ma i figli vostri possano far parte poi di questa associazione, i vostri nipoti, e così a seguire. Non si tratta solo della nascita di un gruppo folkloristico, ma si tratta della nascita di qualcosa di importante per la cultura popolare e per l'associazionismo di Desolo. Io poi vi dirò qualcosa, due parole, quando saliranno i ragazzi, e intanto un grazie davvero particolare prima nella persona dell'assessore Locci, all'amministrazione comunale che ha dato davvero una mano molto fattivamente a quello che è questo, chiamiamolo progetto, di coro polifonico Desolo, ma soprattutto permettetemi di vero cuore un grazie da parte mia
a tutti gli abitanti di Desulo. Vi voglio dire, permettimi che mi avvicino un attimo che mi sento più vicino, ti voglio dire una cosa che è stata eccezionale. Ogni sera dopo le prove si andava a farci una birretta, a fare due chiacchiere, fatto sconto tra amici. Una cosa che ho apprezzato moltissimo è che tutte le sere questi ragazzi sceglievano un bar diverso. Non c'era un ritrovo fisso. Tutti i locali di Desulo diventavano un ritrovo di tutta Desulo. E in questa maniera ci siamo fatti decine e decine e decine di amici. E siccome con l'amicizia e con la compartecipazione con la gente si lavora nella cultura popolare, Pizzinnoso, Forza Parisi avrà pure un significato. Sosteniamoli questi ragazzi che saranno il vostro orgoglio. Parole importanti, sentite, bellissime e vere, soprattutto quelle di Tonino Puddu. Ma so, qualche minuto fa parlavamo con l'assessore, che anche lui vuol dire qualcosa, oltre che l'invoca al lupo, anche perché questo progetto, questo disegno è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Quindi prego, assessore. Buonasera a tutti, è vero quello che ha detto Giuliano. Dopo le cose che ha detto Antonello, restano davvero poche cose se non chiamare qui per il debutto il gruppo che è in attesa, e in attesa anche il pubblico, di sentire queste belle canzoni popolari in piedi. Che cosa dire in più a quello che ha detto il maestro Puddu, se non il fatto di un impegno sempre costante e sempre permanente? È un impegno che ha voluto essere destinato in buona misura al pubblico che oggi è in attesa di sentire le sue canzoni. Non si sente bene? Sì, sì. Allora, chiamiamo subito qui il gruppo denominato Montanaro, provvisoriamente, il quale debutta... soddisfatto il maestro dopo 4 mesi trovarci qui a rappresentarci con una prima canzone. Io chiedo al maestro qua di avvicinarsi tanto con Torino. Allora, la prima canzone che cantano adesso, arriva anche la prima canzone. Ringraziamo l'assessore Lucci, ragazzi. Quattro mesi di lavoro non sono sufficienti neanche a impostare un prato verde. Chi lavora in campagna lo sa. Io ricordo ancora le prime parole che dissi quando ci vedemmo per la prima volta con questi ragazzi. Tenete conto di un fatto, che erano completamente crudi, una verginità in campo del canto che era assoluta, era pura, e quindi il lavoro si proponeva un pochino arduo. Ebbene, quello che dicevo prima, l'impegno, la voglia di fare sono state tanto grandi, e stasera sentirete i risultati. Questi ragazzi non vogliono assolutamente proporsi per fare i professionisti, ci mancherebbe. Noi abbiamo in mente una cosa: professionali sì, professionisti mai della cultura. Bisogna essere seri nel proporre le cose, e la serietà maggiore l'hanno dimostrata facendo loro le proposte delle poesie da cantare. Siamo a Desulo, loro sono desulesi, se mi permettete un pezzettino anche di me è diventato desulese, di questo vi ringrazio. Hanno voluto fortemente che le prime canzoni che dovessero cantare fossero di poeti desulesi, ovviamente Montanaro, ma non solo. Voi avete un poeta come Don Lai Deidda, che ha scritto una bellissima poesia con la quale cominceremo. La poesia si chiama Su Pippiu, sicuramente tutti i desulesi doc la conoscono. Noi amiamo chiamarla con i ragazzi a Duruduru, perché richiama i tempi della Duruduru nei tempi della canzone, delle battute e nel ritmo. Che dirvi? Abbiate pazienza. Te lo passo a te, Giuliano. Allora, tutti conoscete il vostro compaesano, il nostro compaesano del rione di Azuay, Don Lai Deidda, poeta e sacerdote, la canzone Su Pippiu,
è stata musicata dal maestro Puddu. Ora l'ascoltiamo, un forte applauso, grazie. Pongono loro stasera. La poesia si chiama Desumo, però a noi piace, con questi ragazzi meravigliosi, chiamarla fiera e ruzza. Ruzza non vuol dire rozza, vuol dire rude. Fiera e ruzza, in mezzo a soscassando seculare se sposta o vida mia. È importante. Crediamoci. E vi voglio raccontare un filino di aneddoto quando hanno cominciato a imparare questa canzone. Questi ragazzi hanno detto: Pizzinnos, tu sta bisogna della cantare chi sa mano il suo coro, manco fosse l'inno nazionale di Desumo. Fiera e ruzza, con questo vi salutano questi ragazzi. Io credo che avremo sicuramente moltissime altre occasioni poi di sentirli e di sentir parlare di loro. E comunque abbracciateli davvero con la vostra persona e col vostro affetto, perché merita. Non lo stanno facendo solo per loro, lo stanno facendo anche per voi, credetemi, è una cosa molto bella. Sta scendo lì qualche ammazzo.
1997 segni una data importante per questo coro polifonico neonato, ma di grandi aspettative e promesse, e sono certo che tangibili, perché erano tutti fortemente ed emotivamente coinvolti. Adesso pian piano scendono da questo palcoscenico, e approfitto per offrire un altro ringraziamento a proposito di palcoscenico in favore di Bastiano Pedio, che ha messo a disposizione tutto quello che ci ospita questa sera. Quindi un bel applauso alla ditta Pedio per il palco, le tavole, le travi, tutto ciò che ci ospita questa sera. Intanto, mentre l'ora di Desulo, Salvatore Locci.
una autorità, abbiamo parlato stasera di autorità, però sicuramente un'autorità non solo per Desulo, ma per tutto quel che concerne le tradizioni popolari, la fisarmonica, l'organetto, le danze, l'accompagnamento, la cultura desulese esportata anche altrove. Salvatore Bengasi, noto per tutti, Salvatore Bettino Bengasi. Sempre un piacere trovarlo e ritrovarlo ovunque. E poi sono venuti a trovarci da fuori, ma lo ripetiamo, qualificatissimi, esperti nel settore, occhi e giudizi attenti, Alessandro Melis, Tonino Brau, presiederà questa giuria, lo abbiamo salutato, presentato, tra l'altro lui è autore, compositore, scrive dei libri importanti, uno ce l'ho qua, lo porto sempre con me quando vado a presentare queste manifestazioni, è anche fondatore dell'Accademia di Tradizioni Popolari Sudugoreso, credo che dirica attualmente ancora. Tonino Puddu, un bel applauso ancora. Buon lavoro, sarà difficile comunque, ma buon lavoro sinceramente. Allora, se gentilmente spostiamo queste asse su Ergiu, il vostro applauso accompagna il loro ingresso, loro si posizionano. Nel frattempo non è facile farsi un varco tra la folla, che ci fa piacere questa sera è numerosa, ma mentre loro si posizionano io voglio dare qualche nota sulla località di provenienza, sull'attività del gruppo e su quello che ci presenteranno questa sera. Palmas su Ergiu è una frazione del Basso Sulgis Inglesiente, è origine dall'antico porto che ospitava, diciamo così, gli invasori dai Fenici ai Romani, agli Spagnoli. Questa frazione conta 700 famiglie e dista pochissimi chilometri da Sant'Antioco. La pesca, la pastorizia, l'industria sono le attività prevalenti. Il gruppo ha 3 anni di attività, di esibizioni in ogni manifestazione della Sardegna e non solo. E il costume, come vedete, soprattutto quello maschile, è norvace, quindi il costume povero, tradizionale, più antico della loro tradizione. Intanto presentiamo subito i due Thank you.
canzone, su. Dal capoluogo di provincia, di nuovo ecco gli amici Gianiferi fanno il loro ingresso in questo momento con un piccolo protagonista rappresentante del gruppo. 1100 più o meno sono gli abitanti, la pastorizia, l'agricoltura sono le attività prevalenti, anche se adesso il settore terziario si sta sempre più diffondendo. È ricco di siti nuragici, di reperti archeologici. Note le Domusdeiana, che sono più propriamente chiamate Sassoncas. Sant'Anna a luglio è una festa imminente che vedrà vivo e partecipe tutto il paese. Intanto, a riguardo del nostro gruppo, possiamo dire che l'anno di fondazione è il 1970 e in questi decenni loro veramente hanno preso parte alle più importanti manifestazioni, non solo nazionali ma anche internazionali. Addirittura di festival internazionale ne hanno vinto uno a Gorizia, rappresentando l'Italia e facendoci grande onore. Stasera ci presenteranno due brani del... Mentre invece il secondo brano, la seconda danza è su Ballo Nostro. Alla organetto ci sarà Massimiliano Soro. Ecco gli amici del gruppo Forte. Su ballo sardo appena sa trofeo come il tevaglio è dignamente. Come te va,
Come si sta organizzando Massimiliano, sono appena venuti a protestare perché non si sente lassù, quindi la piazza ha una sua difficoltà naturale perché è stretta frontalmente e lunga orizzontalmente, per cui per accontentare un po' tutti dobbiamo sacrificare appena appena la perfezione. Abbiate pazienza, ma è per dar modo anche ai vostri compaesani lassù di sentire tutto. Su ballo nostro. Dire che Gruis Nova
sta a significare l'antico nome di Cuglieri. Eccoli qua gli amici, adesso possiamo fare loro l'applauso che lo sentiranno senz'altro. E per chi opera nell'ambito dello spettacolo, delle tradizioni, dell'esibizione in generale, l'applauso è sempre il miglior incentivo a dare il meglio. Dicevamo Grulis Nova, antico nome di Cuglieri, ma il gruppo folk è anche un'associazione culturale che si occupa di ricerca nell'ambito delle tradizioni popolari. Cuglieri è un centro assai noto, è arroccato alle pendici del Montiferru, a 476 metri sul livello del mare, un paese che gode di doppia bellezza e doppia vista, mare e montagna. Il gruppo invece ha 6 anni di attività, innumerevoli le manifestazioni a cui ha partecipato, 2 le vogliono ricordare per il calore e il successo riscosso, a Bruxelles e a Basilea. Il costume tipico del Montiferru è quello che indossano, sobrio, tonalità sul marroncino per le signore. Austis si difende molto bene con i fisarmonicisti, questa sera tra l'altro ne abbiamo 2, tutti e 2 di alto valore, il primo che vi presentiamo è Roberto Padda. Ma subito l'esibizione con sul Caragollo del gruppo folk Grulis Nova di Cuglieri. Massimo. Thank you.
Concorso. Loro vengono da un centro un po' lontano da qui del Sassarese e sono gli amici della Proloco di Lughedu San Nicolò. Anche per loro qualche secondo, il parco Monte Acuto nel Logudoro, a 1100 abitanti. Ed è un po' il paese degli scrittori. Ecco qua gli amici, li possiamo applaudire come abbiamo fatto con tutti gli altri e come faremo con gli altri che verranno.
C'eravamo il paese degli scrittori, ne citiamo soltanto alcuni, pochi ma ben spesi e ad alta concentrazione di esibizioni. Hanno partecipato al matrimonio Sell'Argino, alla cavalcata sarda, al Redentore, tra le altre manifestazioni. Vedete, alcuni costumi delle donne, delle ragazze che questa sera stanno indossando sono originali dei primi del Novecento. Ecco, se li vogliamo indicare così anche per la curiosità, per esempio questo, ben conservato, ben tenuto, in questa occasione è sempre un piacere poterli rivedere, ammirare. Loro saranno in duplice veste questa sera perché c'è il gruppo dei grandi, ma fra poco sono pronti, vedremo anche i bambini. Ecco, siccome c'è stata tranquillamente su Dillu, che è un ballo bellissimo che conosciamo, questa sera presentato nella versione lughedese. Quindi un bel applauso agli amici del gruppo Folk Organetto Francesco Fata. Del gruppo folk Proloco Lughedu San Nicolò. Un altro applauso. E vi ringraziamo. È laureato il coro polifonico Montanaro e adesso abbiamo veramente il piacere di applaudire, ma vorrei fosse veramente l'applauso più grande, più caloroso. Spero non si sia addormentato nel frattempo, Massimo, gli facciamo lo stacco con tutti gli onori per il piccolo Paride Pettio. Eccolo qui. Vieni qua, come stai? Allora, dovete sapere che
la mia amicizia con Desulo è recente, ma quella personale con Paride ormai è antica, perché ero in una serata in riva al mare a Santa Maria Navarrese, quando a un certo punto, così, avevo fatto un po' di intrattenimento, animazione, ed è arrivato questo bambino che io non conoscevo, molto più piccolo. Quanti anni avevi allora? 4. No, molto meno sicuramente, perché guarda, io lì non ci torno da 2 anni, quindi 4 anni fa avevi 2 anni. È venuto questo bambino che ha veramente letteralmente scioccato tutti i presenti dall'entusiasmo, perché si era messo a cantare, a discutere, e poi col suo, come si dice, carisma naturale. Ti ricordi di quella serata là, Paride? Sì, io parlo anche per te, però non importa. A Santa Maria, cosa avevi fatto? Cantato. Avevi cantato una bella canzone. Però nel frattempo che cosa ha fatto Paride? Siccome ha la fortuna di avere un nonno importante, un nonno celebre, come si chiama? Bengasi. E quindi tu al nonno non vuoi bene come tutti i bambini normali, così solo per le caramelle, eccetera, ma anche per quale altro motivo? Perché ti ha insegnato qualcosa, penso, o no? Sì. E che cosa? A suonare la fisarmonica. Sei sicuro che la sai suonare, la fisarmonica? Sì. E martedì dov'eri? Che qua ti cercavano a Desulo e non c'era verso di trovarti. Sei andato da qualche parte? Allora, non è che è una cosa finta, è una cosa vera, quindi adesso lo sapevo io che è al son. A nuora. E cosa sei andato a fare? A suonare. E ti hanno applaudito? Sì. Ti hanno dato anche un premio? Sì, una coppa. Una coppa, si sono sprecati, potevano darti 3 milioni anche a te, però è ancora presto, Pian pianino. E sei contento di questa prima vittoria? Sì. Ecco, allora adesso abbiamo chiacchierato un po', però lui su misura si è fatto fare, cos'è una fisarmonica, cos'è? La custodia della fisarmonica. Che nasconde la fisarmonica. Lo sospettavo. Allora adesso noi cosa facciamo? È già fuori, non l'avevo vista, quindi scusa, sono io il cretino. Allora adesso noi, vedete, tranquillamente come il nonno, lo stesso atteggiamento, tranquillamente si il ballo sardo, dopo facciamo venire qua, adesso tutto da solo il ballo sardo, poi facciamo venire altri piccoli protagonisti che sono gli amici di Ruvedo San Nicolò, ormai la giuria ha già espresso il giudizio per i grandi, loro sono fuori concorso, però li ospitiamo molto volentieri, va bene? Tu inizi da solo e poi man mano verranno dentro gli amici di Nughedo San Nicolò, va bene? Credo che l'applauso venga spontaneo. Thank you.
fisarmonica? Paride, io ho qui un'altra coppa, pensa, tua personale, perché c'è scritto proprio offerta dal comitato San Sebastiano al più piccolo suonatore di organetto del mondo. Tu sapevi che sei il più piccolo del mondo? Io non lo sapevo. Ragazzi, Bengasi ti ha insegnato che cosa? Consegnare la coppa al nipotino, perché vedo che c'è anche una videocamera che documenterà anche in avvenire questo esordio desulese, questo debutto bellissimo, felice. Ecco qui un ideale passaggio di talento e di bravura e di successo da nonno a nipote, anche se tu Salvatore ancora per quanti anni ci devi fare? Una lacrima sul viso, ragazzi, Sei contento, Paride? Sì. Vuoi salutare gli amici d'Esulo con una frase, quello che vuoi dire tu? Ciao. Anche perché così ci scusiamo con voi che eravate pronti a concorrere, però l'abbiamo detto all'inizio, la miglior vittoria è sempre l'entusiasmo del pubblico e l'applauso che tributa a chi da parte del suo cuore, delle emozioni, col ballo, con la danza, col canto. Allora, senta, suona Paride un pezzettino, va bene, così vediamo questa... È la prima volta? Sì. Però abbiamo fatto una cosa bella, contenti anche voi? Allora un applauso per tutti quanti, Paride e gli amici di Rugedo San Nicolò. Adesso Paride ti facciamo veramente andare a riposare.
programma, li abbiamo fatti attendere qualche istante in più, ce ne daranno atto, è stato un momento bellissimo anche per loro. Massimo, se siamo pronti possiamo subito ospitare anche con un accompagnamento musicale il gruppo folk Proloco Sarramini di Isili. Raggiungendo a presentare Isili, un centro notissimo, storico del Sarcidano, 3500 abitanti, famosissimo tra le altre cose, oltre ad essere un centro di servizi, anche per l'artigianato, la lavorazione del rame in particolare, la produzione di tappeti pregiati. A proposito del rame, Sarramini deriva proprio da questa usanza, da questa tradizione, ma sarà anche una caratteristica, una peculiarità del secondo ballo che tra poco andremo a presentare. La festa di San Giuseppe a fine agosto vedrà quindi un ballo tradizionale, ma ancor più tradizionale, soprattutto tipico, esclusivo di Isili, è Suballu e Sarramini. Appunto è un ballo tipico, e Caramaglio, che appunto seguirà questa lavorazione dal vivo sul ritmo del quale si esibiranno gli amici della Proloco di Sarramini di Isili, è Antonio Ghiani. Tutti ricomposti, tutti pronti, un bel applauso per il gruppo folk Proloco Sarramini di Isili. Martellino a un certo punto si inserirà nell'accompagnamento a fisarmonica e vedremo proprio il ballo cadenzarsi su questo ritmo, veramente pochi secondi e saremo pronti a riapplaudire il gruppo folk Proloco Sarramini di Isili. Thank you.
momento anche al maestro Gemelliano Petti. Un bel applauso per il gruppo Disney. E a questo punto l'età rassegna, era prevista una pausa e la dobbiamo fare perché Nuvedu San Nicolò, che ci faranno proprio un assaggio della loro bravura, ce lo porgeranno con piacere. Un bel applauso, questa è una pausa, poi concorso. Io dei più piccoli sono più grandi perché sa presentare richiede la doppia presenza. Ovviamente lo dico ancora una volta anche agli altri gruppi, la Giulia si è già espressa sul gruppo di Nuvedu San Nicolò, per cui questa esibizione non inficia in alcun modo sul parere già espresso. Ecco bambini. Thank you.
No, è carica. Questa è pronta, vai.